Un caro saluto ai nostri telespettatori dall'alberghiero Istituto Carolo Wojtyla di Catania, istituto professionale di Stato per i servizi enogastronomici e per l'ospitalità alberghiera, dirigente la dottoressa Daniela Di Piazza. Questa trasmissione viene sponsorizzata dal Teatro Istrione, sede fisica in via Federico De Roberto numero 11, e grazie al presidente che ne ha anche l'anima, e il giovane attore Valerio Santi. E ci troviamo qui al Teatro Istrione di Catania in via Federico De Roberto, e anche il nome prestigioso di questa via, che appunto dà prestigio ancora di più a questo bellissimo e splendido teatro, e il presidente ad attenderci della compagnia L'Istrione, l'attore Valerio Santi. Buonasera, buonasera dottoressa. Un giovane vulcanico, un grande attore, già è stato definito il Martoglio del 2000, ma a parte questo diciamolo che lui ha iniziato a 9 anni la sua attività teatrale, adesso ne ha 24 e quindi da 15 anni già è sulla scena pienamente. 26. Perfetto. Bene, e in questo momento vogliamo ricordare questa bellissima compagnia che si è formata e che quest'anno, come spettacoli che vediamo qui, che ci saranno, la compagnia ha voluto dare come tema le voci di dentro, ricordando appunto uno degli spettacoli di Edoardo De Filippo. La compagnia è composta da Francesco Russo, Concetta Venti, Rosaria Francese, Marta Limoli, Clio Saccà, Irene Tetto, Marina La Placa, Daniele Sapio, Cindy Cardillo, Gianni Rossi, Maria Carla Aldisio, Aurelio Rapisarda. Un cast di alto livello che già l'abbiamo visto in tanti spettacoli che adesso si stanno preparando, qua ce lo annuncia il presidente, in uno spettacolo molto interessante che andrà adesso a dicembre. Sì, dal 12 al 14 dicembre debutteremo infatti con Ingeborg di Kurt Goetz, un autore tedesco, il cui testo è una commedia brillante ambientata negli primi anni 20, in cui si deride e si prende un po' in giro quasi la borghesia dell'epoca, una borghesia molto legata a quei rigori e a quelle convenzioni date un po' dalla società, quindi in cui si faceva molta attenzione all'apparire piuttosto che all'essere. È un testo in cui è presente, nella scrittura di quest'autore è presente molto l'influenza di Chekhov, un'influenza pirandelliana, così come di tantissimi altri autori, almeno questo è quello che si evince appunto da questa commedia, da Ingeborg, una commedia dai ritmi molto altalenanti, sembra quasi un romanzo, perché si passa da momenti di alta comicità a momenti di ilarità, romanticismo, tristezza, dramma, poesia, e tanta poesia, soprattutto tanta poesia. Bene, quello che manca adesso nella società, poesia, io direi anche un bellissimo umorismo che è importante, e diciamo che questo spettacolo andrà adesso nel mese di dicembre, con le date? Sì, 12, 13 e 14 dicembre, che sarebbero venerdì, sabato e domenica. Allora non perdiamo questo spettacolo, importantissimo, ma a seguire avremo anche altri spettacoli, possiamo dare un piccolo annuncio anche? Certo, subito dopo, dal 20 al 22 febbraio, saremo in scena con Nascere, testo brillante di Mauro Longo. Ad aprile, dal 10 al 12, saremo in scena con Per una giovinetta che nessuno piange, in prima nazionale, un testo di Renato Mainardi, forse è la seconda volta che viene rappresentato in Italia. E come chiusura, un classico della nostra comicità, a giugno saremo in scena con L'eredità dello zio canonico di Antonino Russo Giusti. Bellissimo, quindi avremo un po' tanto da riflettere e da sorridere. Siamo qui vicino a questo bellissimo pannello che ci ricorda appunto Turiferro, e diciamolo che tu hai lavorato, o più o meglio hai studiato con la Compagnia dello Stabile. Mi sono formato alla Scuola d'Arte Drammatica Umberto Spadaro del Teatro Stabile, e subito dopo, uscito dalla scuola, con alcuni colleghi che vediamo presenti appunto all'interno della compagnia, abbiamo messo su questo bel gruppo e con tanta forza di volontà e coraggio continuiamo a produrre spettacoli e andare in scena. Bene, non perdiamo questo spettacolo, che sarà sicuramente importante, anche tutti gli altri, perché sono veramente interessanti. Adesso ci abbiamo anche all'interno a vedere questo teatro, che è un gioiellino veramente nel cuore della città di Catania, e che in effetti ci fa vedere con quanto
passione questi giovani hanno cercato di sostenere questa attività che non ha finanziamenti, diciamolo, ma è solo sbottegamento e quindi si parla soltanto di poter appunto accedere alla parte monetaria con gli spettatori. È un carissimo saluto da parte di questa splendida compagnia del Teatro Istrione, Compagnia L'Istrione, che vi sarete in scena quando? Il 12, 13 e 14 dicembre con Ingeborg di Kurt Goetz del 1922 alla Sala Istrione. Vi aspettiamo! Ciao! Ciao. A presto! Questa trasmissione potrà essere seguita oltre che sul canale digitale terrestre 215 anche sul sito nostro di www.sestarete.com. Cari telespettatori, partiamo con questa nostra trasmissione Hospitality School, che ha per tema i cocktail e il sapere alcolico. Vi parleremo tantissimo di tante cose buone, con un evento importante, il primo concorso per quanto riguarda il long drink del First Bar Lady. Questo concorso è importante perché ha come protagonista solo le ragazze, non ci saranno maschi ma solo ragazze che prepareranno degli ottimi cocktail, ma a seguire potrete anche vedere la tappa conclusiva del circuito dei cocktail dell'Ibes 2014 con il coordinatore Salvatore Arcidiacono, che è il vicepresidente nazionale dell'Ibes e anche il funzionario della Sicilia, ci sarà anche Giuseppe Porco. Il tutto si completerà con una bellissima manifestazione questa sera, con una gran cena di gala supportata proprio dagli alunni dell'alberghiero e sempre in sinergia con i docenti dell'istituto alberghiero che sono gli istituti tecnico, i docenti tecnico professionali dell'alberghiero, che sono l'anima di tutta questa organizzazione. Vi dico che è un momento molto particolare, pieno di emozioni, che voi potrete seguire attentamente dalle vostre case, continuate infatti a seguirci perché poi alla fine ci saranno anche le premiazioni. Premiazioni bellissime che vedranno sia le nostre ragazze dell'Istituto Alberghiero ma anche quelle dell'Ibes, per cui vedrete i barman, capo barman, tutte queste figure professionali che si possono trovare nei grandi ristoranti o nei grandi, diciamo, locali, tipo Jerry Thomas, e vedremo anche delle novità, per cui ci saranno tante buone ricette che poi potete copiare, scrivere da casa e preparare con i vostri amici per una splendida serata da offrire, da fare così, da un cocktail veramente eccezionale. Quindi non andate via, seguiteci, tante buone idee e un bellissimo sorriso da parte delle nostre splendide ragazze dell'Istituto Alberghiero Carolo Wojtyla di Catania. Momento magico particolare, stiamo per entrare nella stanza dove ci sono le ragazze che parteciperanno al concorso First Bar Lady. Ma vediamo un po', ci sono degli odori buonissimi e stanno preparando tutto quello che sono gli elementi, i componenti per presentare questi cocktail anche in maniera artistica. Ecco, mi avvicino. E qui le ragazze con tanta maestria, vediamo un po'
come qua organizzano questi momenti. Ecco, non la disturbo, sta per completare. Ci dici cosa stai per preparare? Una spirale di limone. Lei invece usa? Ciliegie e foglie d'ananas. Poi le composizioni finali. Qui ci avviciniamo, mi sembra una cosa un po' più elaborata, vero? Arancia e limone. Questo poi mettete nei bicchieri? Incastrato nel bicchiere. Vediamo, ecco, come taglia, con maestria. Brava. Ok. E voi qui invece state organizzando, vedo fragole. Ecco. Anche le mele. Saranno papaya e ibis. Quindi tu, questo è uno spiedino che già avete preparato. Ah, l'hai preparato tu? Bravo Emanuela, complimenti. Quindi accompagnerete queste, diciamo, questi long drink. Esprimo bene? Sì, sì, accompagneremo questi long drink con una decorazione molto più particolare. Quindi con questi spiedini? Spiedini, chi utilizzerà delle fragole, foglie di menta, ananas, ognuno una decorazione molto diversa. Ci spiegate un po' cosa c'è in questo banco, che è il banco delle magie, dei cocktail? Cosa diciamo, una piccola mise en place di ciò che serve per la preparazione di questi long drink. Abbiamo dei, diciamo, i vari strumenti che noi utilizziamo per la preparazione, più frutta, come vedete abbiamo della purea di fragole fresca, l'abbiamo preparata prima. Poi abbiamo delle bottiglie del braghetto che utilizzeremo per completare uno dei nostri cocktail, e poi degli sciroppi più un liquore alla mela verde. Manuela, tu cosa preparerai? Io preparerò il cocktail, si chiama Verdianas. Come? Verdianas. E gli ingredienti sono vodka, midori, sciroppo di mela verde e sciroppo di papaya, e a completamento con la soda. Ottimo, assaggeremo. E tu invece? Niente, il mio cocktail si chiama Rositas. Abbiamo spagnolo? Diciamo di sì, dai, abbiamo dato il colore al cocktail in base al colore. Viene un colore molto rosato e quindi ho preferito dare un nome che lo esprimeva. E poi niente, il mio cocktail abbiamo del vodka, del triple secco, del sciroppo di fragola, del succo d'ananas, a completare con del lemon soda. Auguri e complimenti. Vediamo un po' ancora qualche altra particolarità. Bene, vediamo un po' quest'altro gruppo. Scusate, voi qui cosa state elaborando? Allora, ho preparato io il limone con le foglie d'ananas, un petro di rosa e il peperoncino rosso. Poi in queste bolle sto preparando il zenzero e il melograno che mi serviranno per pestare nel cocktail. Ah, questi li metti pure nel cocktail. E come si chiama il tuo cocktail? Good Like Giada. E queste invece, scusa, cosa sono? Zenzero. Ah, questo è lo zenzero. Tutto tagliato a pezzettini piccoli. Melograno. Quindi, zenzero, melograno. Melograno come guarnizione per il cocktail e poi come decorazione anche il limone, il petro di rosa, il peperoncino e le foglie di ananas. All'interno? All'interno c'è rum, ananas, tonica e poi anche il melograno. Complimenti anche a te. Tu invece? Qui sto preparando una decorazione fatta con bucce di arancia, di limone, la ciliegina e le foglie dell'ananas. Ed è una decorazione a forma di cuore. Che liquore metterai? Il gin, il principale è il gin. Quindi vediamo un po', ce li fai vedere? E poi ci sarà la pesca, l'ananas, infatti ci sono le foglie d'ananas. È esotico? Sì, abbastanza esotico. Sì. Frutta,
Sì. Quindi diciamo che stasera sono gin e rum, no? Sì. Primo concorso in assoluto del First Bar Lady all'Istituto Alberghiero Carlo Wojtyla di Catania, e siamo qui con il dirigente scolastico, la dottoressa Daniela Di Piazza, voluto veramente con tutta la sua entusiasmo, con la sua forza di portare avanti l'alberghiero dalla nostra dirigente, che vi permetto impropriamente di dirle dalla... Vi permette questo, e quindi penso che chiaramente qui vengono in atto tutte le competenze dei ragazzi proprio dell'istituto, e il lavoro, che è parecchio lavoro che c'è anche dietro a tutto questo avvenimento. Allora, un messaggio che lei vuole dare proprio per questo momento, questo evento eccezionale. Il messaggio è il seguente: creare delle condizioni come un concorso di competizione per i nostri ragazzi, affinché si mettano in gioco con le loro competenze acquisite nel corso, appunto, del loro studio, nel loro quinquennio, e che consente non solo di confrontarsi ma anche di far vedere agli altri cosa in realtà si fa in un istituto professionale come l'alberghiero. E abbiamo voluto, insieme al vicepresidente nazionale Salvatore Arcidiacono, perché invece il nostro, diciamo, fiduciario regionale AIBES è il signor Porco Giuseppe, questa, diciamo, iniziativa proprio qui per valorizzare anche la figura femminile all'interno, diciamo, di un lavoro che è stato normalmente prettamente maschile. Quindi c'è, diciamo, una rivalutazione anche di un ruolo che può essere, diciamo, valorizzato al di là, diciamo, dell'appartenenza di genere. Ecco perché abbiamo indetto questo primo concorso First Bar Lady per le nostre ragazze all'interno della ultima tappa regionale del concorso AIBES regionale. Noi la ringraziamo e vedremo appunto questa sera quali sono state i cocktail più amati, più gustati. Beh, ho visto che ci sono anche delle, diciamo, idee originali. Poc'anzi c'era una ragazza che presentava un cocktail con zenzero, mi sembra melograno. Ci sono esotici, ci sono anche quelli. Sì, esotici. Anche esotici, quindi si sbizzarriscono, perché d'altronde è un lavoro creativo. Diciamo che il nostro indirizzo di studio consente a chi è dotato e che ha attitudini creative di poter esprimersi al meglio nel settore di riferimento. E qui con noi c'è il docente Carmelo Ricciardello, che ormai i nostri telespettatori conoscono. Lui è docente e tecnico pratico dell'Istituto Alberghiero ed è uno veramente degli assi portanti di questo istituto. E allora, un pomeriggio veramente emozionante, ma anche ricco di novità, di curiosità, di segreti. Quanta preparazione e quanto lavoro c'è dietro? Sì, sicuramente la preparazione è notevole, è una brutta bestia, non so se si può dire, ma in realtà poi alla fine, quando si finisce, si possono tirare un pochettino le conclusioni per vedere tutto il lavoro che veramente si è fatto. Niente, sicuramente è un aspetto positivo per la scuola, perché in questo caso si sta avvicinando a quello che è il mondo dell'associazione dei barman con il nostro istituto, e voglio precisare che è il primo concorso First Bar Lady in cui saranno i ragazzi dell'ultimo anno, di quinto anno, dove saranno chiamati a partecipare a questo evento. Prepareranno un long drink fatto da loro con decorazioni, diciamo, fantasie che si sono create da loro. Accanto al concorso del First Bar Lady ci sono anche i rappresentanti questa sera del concorso regionale dell'AIBES 2014, che è un concorso che poi è una tappa conclusiva, la vostra. Sì, è una tappa conclusiva che a sua volta comporta che chi supera la tappa di oggi si classifica per il nazionale. Quindi emozionante. È normale routine, questi concorsi vanno fatti di anno in anno, e già da un paio di anni che io partecipo sia per i concorsi AIBES che non AIBES a livello nazionale. E lei per quale categoria? Barman? Io sono nella categoria barman, faccio un cocktail a base di caffè quest'oggi. Quindi ci anticipa qualche chicca?
Sì, oggi uso del cognac, liquore al caffè, del caffè, e un po' di latte di mandorla e del di Saronno, che è un liquore alla mandorla. Ma lei già lavora nei locali? Io sì, ho iniziato all'età di 14 anni a lavorare come aiuto barman, e poi pian piano, lavorando sulla nave da crociera e qualche anno in Inghilterra, e ho sempre lavorato nell'ambito della ristorazione. Lei dove lavora? Isola di Vulcano. Dove? Isola di Vulcano. Ah, ecco, e quindi lì? Abbiamo appena finito la stagione estiva. E in quale locale si può dire? Terasia Hotel. Quindi cosa prepara? Cosa chiedono di più i turisti? Il cocktail va sempre alla grande nel momento in cui, diciamo, c'è l'aperitivo. Noi espletiamo questo con amore, con impegno, il nostro ruolo di barman, per poter proporre al meglio i drink che ci vengono richiesti. Io sono di Milazzo e lavoro presso un locale sia del segmento diurno che notturno. Quindi di notte questi giovani ma bevono tanto? No, bevono bene soprattutto. Adesso noi siamo abbastanza responsabili, quindi indirizziamo il cliente a bere sempre meglio, naturalmente anche ascoltando le richieste che ti fanno. Quali sono le richieste maggiori? Ai giovani gli piace bere fresco, gli piace bere delle bevande non molto alcoliche, moderatamente alcolici. Poi è normale che varia anche dalla tipologia di locale dove lavori. E qui vediamo le bellissime ragazze dell'Istituto Alberghiero Carlo Wojtyla di Catania che stanno iniziando questa gara, la prima gara della First Bar Lady, e quindi che ognuno porta il loro prodotto per poi andare a fare questi cocktail. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some things I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on. E continuiamo ancora questo nostro momento bello di seguire queste gare del grande concorso prima in assoluto del First Bar Lady, e accanto alla nostra dirigente scolastica, la dottoressa Daniela Di Piazza, c'è anche il vicepresidente nazionale dell'AIBES, il Salvatore Arcidiacono, che appunto è anche un valore aggiunto per noi in Sicilia, proprio perché è anche siciliano, quindi col nazionale si unisce il siciliano. Bene, e allora per queste manifestazioni che lei organizza sempre, l'impegno e anche quali sono i suoi obiettivi? Beh, i nostri obiettivi quali sono? Innanzitutto promuovere tra i nostri soci la professionalità principalmente, poi noi vogliamo essere, lo siamo sempre stati, legati alle scuole alberghiere, soprattutto non dico in questa ma in tutte le nostre scuole. A Catania ne abbiamo tantissime. Certamente questa riteniamo noi che sia la più grande, abbiamo fatto diverse manifestazioni e prossimamente l'altro lunedì ne avremo un'altra. Ci proponiamo, è stato sempre un obiettivo mio, di poter eseguire dei concorsi unitamente ad altre scuole alberghiere, magari interponendo una volta, non so, in quello di Catania, una volta in quello di Giare, ma sempre nell'obiettivo di tutte le scuole unite della Sicilia. Ecco, questo è l'obiettivo nostro, far crescere e creare la vera professionalità tra i ragazzi, cioè l'eccellenza. Beh, io vorrei a questo punto, in compresenza col nostro amico Arcidiacono, per un altro anno, di organizzare anche un concorso tra gli alberghieri della città di Catania e provincia. Iniziamo così.
e poi magari andremo oltre. Così stimoliamo i ragazzi a confrontarsi, perché il confronto ritengo che nella sana competizione rappresenti comunque un momento di confronto e di crescita per tutti. Lo prometto, ed è la promessa che certamente manderemo noi altri, indubbiamente. Ecco, nella nostra trasmissione c'è anche questo momento di promesse di sinergia che appunto si creeranno anche con gli alberghieri, di cui l'alberghiero Carlo Guaitila sarà capofila. Oggi dobbiamo dire che la carenza di professionalità nel nostro settore è tanta, quindi noi ci affidiamo alle scuole alberghiere affinché, andando in giro nei locali ma non solo negli alberghi, possiamo trovare là dietro degli operatori che con il sorriso e con le buone maniere, oltre che il buon servizio, possono servire dei drink ai clienti. Rappresenta comunque per noi un obiettivo, perché nei nostri tre settori ricerchiamo la qualità del servizio, quindi cosa c'è di meglio di una sinergia tra praticamente gli operatori interni che sono i docenti e quindi il mondo della scuola e le associazioni di settore che rappresentano il punto di riferimento per una qualificazione professionale in uscita. Bene, allora i ragazzi che anche vivono il mondo del lavoro, veramente la vera alternanza scuola-lavoro. E adesso in questa stanza qui troviamo i nostri arbitri, li chiamano così forse impropriamente, che stanno assaggiando e valutando questi buonissimi cocktail che le ragazze dell'alberghiero hanno preparato. Allora io mi avvicino, vedo qui che ma tutti questi prodotti alcolici non siete ormai abituati ad assaggiarli, non vi precate? Sì, no, siamo abituati, infatti li assaggiamo, non è che li beviamo tutti, perciò noi siamo abituati ad avere un certo contatto con l'alcol, perciò di conseguenza sappiamo fin dove arrivare. E lei dov'è che lavora come bar? Il locale mio a Messina, il ritrovo lombardo, gestisco io, perciò sono di Messina comunque. E prepara tutti? Sì, questi cocktail, non drink, normali e tante altre cose. I giovani come rispondono? Ma rispondono molto bene, basta guardare, basta guardi qua, hanno molta fantasia sia per il colore sia per la decorazione, anche come gusto posso dire che sono abbastanza ferrati. Bene. Adesso andiamo al nostro, posso chiamarvi arbitri? Come vi devo chiamare? Giudici, la commissione. Di giuria tecnica. Intanto... Dove lavora? Io sono Gianni Gangemi, sono il capo barman dell'Hotel Celsio di Catania. Mi hanno chiamato oggi appunto per giudicare questi drink preparati dai ragazzi della scuola alberghiera. Sono molto preparati dall'aspetto che vediamo, anche gradazione alcolica, decorazioni, sono ben fatte, ecco. Sono dei bravi ragazzi. Proviamo ad assaggiare. Questo è esotico, questo è alla fragola, evidentemente sul classico, questo sarà la Aperol. Questo con la menta? Menta e pompelmo. Si sposano bene menta e pompelmo? Menta e pompelmo, sì, con gli agrumi, la menta, certo. Il tè è qualcosa? Maracuja, quello è ananas maracuja, esotico. Senta, ma l'Eccelsior a Catania cos'è che richiedono maggiormente i clienti? Quali sono i cocktail? Voi siete molto bravi. Un American bar molto sul classico, dove la gente viene anche da fuori, oltre ai nostri clienti alloggiati, preferiscono il cocktail classico, il martini, il gin tonic, il negroni, il margarita, ecco, sul classico. E adesso entriamo nelle cucine dell'istituto alberghiero Carlo Guaitila di Catania, dove i ragazzi stanno cominciando a preparare dei buoni manicaretti sia per la cena di questa sera, ma anche c'è un altro gruppo che prepara tutte le quello che servono, diciamo, i supporti per i cocktail di questa bellissima gara. Adesso noi cominciamo a chiedere un po'.
Allora, cosa state preparando? State le No, stiamo arrotondando le verdure, perché poi questo qua praticamente patate, carote, per fare delle un contorno, in qualche modo, sì. Allora, sono per la cena, questi sono per la cena stasera. E senti, ci dai qualche piccola anticipazione della cena di stasera? Sinceramente è un segreto, quindi no. Ce lo sveli, ce lo sveli. Non posso svelarlo. Chiamiamo il professore. Sì, il professore, sì. Allora, e quindi siete tutti qua in piena attività? Sì, sì, tutti quanti ci stiamo riunendo per fare questa cena. No, io sono terzo anno serale. Quinto. Parte partecipano un po' tutti a questo importante evento. Quindi. Emozionati? Sì, un po' come gli altri, dai. Ok, andiamo a vedere invece qui. Qui vedo un po' qualcosa di elaborato. Sbaglio o sono arancinetti? Arancino al pistacchio. E cosa c'è dentro? Riso, pangrattato, pistacchio e prosciutto. E altro che preparerete? Ci sono dei involtini di pesce spigola, che poi passeremo in forno. E poi della pasta con dei calamari, pasta pomodoro con calamari. Okay. Un menù quindi allora che hai fatto, diciamo, pasta ai calamari, poi la spigola e poi delle fettine di carne brasata. E dove li stai passando? In pastella, acqua, farina e qualche uova. E poi dove? Sì. Dopo essere passati nel pangrattato poi vanno fritti. Dentro cosa qualche piccola aiuto ai nostri telespettatori, glielo diamo? Sì, dentro gli arancini? Sì, li abbiamo fatti pure al ragù, si possono fare in vari modi. Riso, pangrattato e poi come in questo caso i pistacchi. Ma vedo che oltre alle spigole che ci saranno stasera, vediamo un po', sento dei buon odori, cosa stanno preparando quest'altro gruppo di nostri ragazzi. Allora, vedo sfumare con il vino. Allora, Christian, ci dici cosa stai preparando? Questo è un sandwich di branzino e spinaci sfumato al vino bianco, profumato al pepe nero. E allora questa è la fase ancora della sfumatura di vino? Sì, dopodiché li passiamo in forno, assembliamo il tutto con gli spinaci, creando appunto questo sandwich, e la cottura verrà ottimata poi in forno. Quindi vedete dentro il branzino il sandwich? Sì. Quindi vedete un involtino di pesce? Sì, un vero e proprio sandwich di pesce, riempito con gli spinaci. Allora, vediamo anche qui un altro momento ancora della preparazione. Questo è il pesce già fritto e sfumato? Fritto e sfumato, e io sto solamente completando la farcitura con gli spinaci. Bene, facciamolo vedere, quindi questa è la base che è stata fritta, sì, e sfumata col vino. Esatto. Poi qua si mettono gli spinaci. Spinaci saltati in padella e poi io completo il sandwich, diciamo. Sì, lo fai al sandwich. Mm-hmm. Ottima idea! Quindi seguiti che da casa potete preparare un'ottima cena anche voi. Semplice, veloce e abbastanza buono. In quanto tempo l'hai preparato? In una ventina di minuti si riesce a preparare un buonissimo secondo. Bene. Ok, ti ringraziamo, buon lavoro. Grazie. Ecco qui, ragazzi, sono ben assemblati, friggono e poi passano da questa parte e poi lui fa i sandwich. Si conclude così questa serata del concorso First Bar Lady, il primo concorso al femminile che vede appunto le ragazze che si sono impegnate tantissimo a elaborare pregevoli e raffinati cocktail con la premiazione. E vediamo, primo premio classificata la First Bar Lady Ambra Manuela.
premiata dal preside Lupica, che fa parte dell'associazione Renaia, che è l'associazione alberghieri siciliana. Secondo premio Catalano Maria Grazia, premiata dalla dottoressa Dorsi Rosita, dirigente vicario ufficio scolastico provinciale di Catania. E il terzo premio è andato a Crispina Mara, che è stato data la targa dal dirigente scolastico, la dottoressa Di Piazza Daniela. Importanti anche gli altri premi: concorso Amici dell'Aibes, primo premio a Murabito Francesco, secondo Ludino Nunzio, terzo Pellegrino Giuseppe. Aspiranti barman Aibes, primo classificato Bombaci Valentina, secondo Minniti Marco e il terzo Santoro Debora. Ricordiamo che il primo è stato premiato dall'arcidiacono Salvatore, il vicepresidente nazionale dell'Aibes. E ancora il concorso barman e capibarman: primo classificato Lompo Antonino, secondo Santoro Antonino, terzo Platania Antonino, che sempre ricevono i premi dal vice fiduciario regionale Console Alessandro, dal fiduciario regionale Porco Giuseppe e dal arcidiacono Salvatore, il vicepresidente nazionale dell'Aibes. Si conclude così questa magnifica serata all'insegna dell'allegria e della convivialità, e che dà appuntamento al prossimo anno, al secondo concorso First Balledi, voluto e ideato dal dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Carlo Wojtyla di Catania, la dottoressa Daniela Di Piazza. Fra le varie attività di questo periodo dell'Istituto Alberghiero Carlo Wojtyla di Catania, ricordiamo anche questo bellissimo convegno dell'Accademia Italiana Cerimoniale, Immagine e Comunicazione. Il convegno si è svolto sul tema il cerimoniale e la comunicazione, fattori di sviluppo per un principio di legalità. Ha dato il benvenuto il dirigente scolastico Daniela Di Piazza, che ha appunto evidenziato la sinergia della scuola con le istituzioni, focalizzando il problema dell'affermazione dell'essere e del comportamento. A seguire, Francesco Raneri, presidente nazionale AIC, ha messo in risalto i momenti importanti del cerimoniale e in apertura l'allievo dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini Catania, Salvatore Brischetto, trombettista, allievo del professore Antonio Torrisi, ha eseguito l'inno di Mameli. Illustri relatori sono intervenuti: Silvana Genova, capo del cerimoniale, presidenza Regione Siciliana, e anche il dottor Luigi Ciampoli, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. A conclusione del convegno, intervento di Teodoro Giovanni Risino, generale di Brigata della Guardia di Finanza, e le testimonianze di alcuni studenti delle scuole primarie Vittorino De Feltri e Cartucci, e anche quelle di Carlo Wojtyla, dell'Università di Catania Federica Faro, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, sul cerimoniale nelle scuole. Simona Carfì, psicoterapeuta, ha dato un interessante contributo sulla comunicazione, spiegando il rapporto che si instaura tra madre ed embrione. In chiusura, Pino Sant'Angelo, segretario nazionale AICIC, ha offerto al dirigente scolastico e ai relatori il volume dal titolo Associazionismo, sussidiarietà ed etica, edito dalla Sant'Angelo Editori. Hanno collaborato al raffinato ed elegante pranzo dell'alberghiero Carlo Wojtyla, insieme agli allievi protagonisti, i docenti Galati Alfio, Sapienza Giovanni, Leonardo Francesco, Torrisi Orazio, Sergio Paricelli e Carmelo Bucceri, che ha coordinato il cerimoniale, e la professoressa Emilia Scalia. Gli assistenti: Musumeci Giuseppe, Quattrocchi Salvatore, Patanè Katia e Florio Davide. Durante la manifestazione, un parterre ricco di dirigenti scolastici e operatori del settore, fra autorità e istituzioni. Sono pervenute le lettere di Angelino Alfano, ministro dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Francesco Galletta, e dirigente Ufficio Onorificenza ed Eraldica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Artis Bertulis, e anche l'ambasciatore della Lettonia. Per lo staff di presidenza hanno partecipato per l'AICIC Santo Amaru, il vicepresidente vicario Antonio Borti, il vicepresidente Pino Sant'Angelo, segretario Gabriella Buffardeci, tesoriera Daria Cicci. Presente anche il console della Grecia Arturo Bizzar e il console di Malta, la dottoressa Chiara Calì.